Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. In questo podcast parleremo di Apple Performa con scheda TV sintonizzatore analogico contro scheda Miro PC TV e PC TV Pro per Wintel. È un altro podcast dedicato alla storia dell'editing audio video per il segmento home computing. Dunque, gente, se non l'avete fatto, andate subito a fruire il podcast della puntatona precedente dedicato a NewTek DigiView e NewTek Toaster e NewTek Flyer, ossia quando la Commodore con Amiga era leader nell'editing audio video. Questa seconda puntata continueremo il discorso iniziato nel podcast precedente, dove vi ho raccontato il perché la Commodore con Amiga svettava nelle soluzioni di editing audio video. Questo podcast passeremo oltre in senso cronologico. Per farla corta e breve, con il fallimento della Commodore nel 1994, rimase solo la Apple e il mondo Wintel a proporre computer per il segmento home computing. Ci vuole tempo prima che la Apple potesse raggiungere il progresso tecnologico che la Commodore aveva fatto con i suoi chipset dedicati al suono e al video per le macchine Amiga per l'home computing entry level. Prima soluzione home computing entry level che permetteva di fare dell'editing audio video su hardware Apple comparve con la linea Performa 5002 e poi a seguire fino al Power Mac 5005, tutte macchine RISC PPC che però erano poco affidabili ed avevano gravi problemi di dissipazione. Ma queste macchine spesso avevano in bundle una scheda radiotelevisiva nello slot PDS, ossia un tuner analogico, e con QuickTime era possibile importare filmati audio-video direttamente dal segnale analogico del sintonizzatore, quindi dalla antenna televisiva. Poi con Adobe Premiere per Mac oppure Quick Editor, un freeware per macOS, si poteva fare tagli, sottotitolazioni, giunzioni ed aggiungere o modificare piste audio, tutto rimanendo in 160x120, altrimenti la CPU e la RAM subivano pesanti abusi, essendo operazioni nell'editing audio video molto complesse. Il mondo PC, ossia Wintel, ecco, ebbe a diffondersi rapidamente per il suo ottimo prezzo, veramente molto economico, con un altissimo rapporto qualità-prezzo. La scheda di espansione Pinnacle Miro PC TV e Pinnacle Miro PC TV Pro, due ottime schede PCI per Windows 95 e 98, ed entrambe avevano un eccellente chipset che digitalizzava a meraviglia in modo rapido ed efficiente. Ora, la differenza tra le due schede Pinnacle era che la Pro poteva esportare in video S, mentre la Miro PC TV aveva le stesse prese della Pro, quindi un composito e una presa video S ed una presa audio. Però la Miro PC TV semplice non poteva esportare ma solo importare. Ora, questa scheda PCI per Windows 98 o Windows ME funzionava benissimo. Era una soluzione molto economica e con Media Studio per Wintel era possibile fare le stesse cose che si facevano su Macintosh Performa, ma spendendo molto molto meno. Si può dire, senza timore di essere smentiti, che la prima soluzione di editing audio video a prezzi estremamente abbordabili per il segmento home computing fu proprio la Pinnacle Miro PC TV e Pinnacle Miro PC TV Pro. Poi, come fascia di prezzo più elevata, pur essendo anche meno affidabile per ragioni di dissipazione, c'era la soluzione per home computing di Apple con i Performa 5002 e poi anche fino ai 5005, che erano dotati di una scheda di sintonizzatore TV analogico. La differenza sostanziale nell'uso dei due hardware era che il riversamento in formato real video nel mondo Wintel era nativo
gestito da Media Studio. In questo modo si poteva offrire streaming con il protocollo RTSP della Real Video proprietario, mentre su Apple il file in formato QuickTime all'epoca non garantiva lo streaming, quindi si doveva riversare il file .mov, quindi di QuickTime, quindi facendo un secondo passaggio utilizzando un altro programma per poter esportare appunto nel formato Real Video, che appunto tra il 1998 e il 2000 era l'unico formato proprietario a garantire uno streaming online. Dunque, se volete rimpinguare la vostra collezione di retrocomputing per avere una rappresentatività circa le capacità di editing audio-video per il segmento home computing, io vi sconsiglio caldamente di recuperare un Performa, un Mac 5005, a causa dei suoi cronici e gravi problemi di dissipazione, mentre a mio avviso molto meglio, più facile, più economico e a mio avviso anche fortemente più saggio recuperare una scheda Pinnacle Miropi CTV Pro per Windows 98, Windows ME, e pur essendo diciamo hardware molto vecchio è ancora facile da trovare a prezzi stracciati nel mercato dell'usato, quindi inserendola poi in un slot PCI con una motherboard che abbia almeno una CPU da almeno 300 MHz. Questa soluzione per il mondo Intel rimase la più economica, la migliore almeno sino all'avvento delle prese USB e dalle periferiche digitali, e questo più o meno avvenne all'epoca dell'iMac, che con il proprio USB e tramite il potente software iMovie incominciò a permettere l'importazione facile e diretta di file che erano già digitali e che erano già stati digitalizzati a monte, e quindi bastavano diciamo editarli all'interno diciamo del proprio computer passandoli dalla presa USB. Quindi, a parte i Performa dotati di schede PDS e tuner TV analogico, mai nessun Apple entry level ebbe mai a brillare per capacità di importazione di audio video, ed erano modeste le capacità di editing audio video, che bene ricordarlo. Macchine come Apple Centris 610, Macintosh 840V, Minitower G3AV e poi anche tutte quelle successive, ecco, non furono mai delle macchine per il segmento home computing a causa del loro prezzo molto alto. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.